Un ritorno dopo l'esperienza già maturata nelle due legislature della Corte come anche vice sindaco, questa volta però all'opposizione. Non è un fatto negativo, anzi è un'esperienza importante, lo ricordava anche il Gino Vitali, il neo coordinatore regionale di Forza Italia, che fare il consigliere comunale sicuramente è gratificante, molto gratificante, forse anche più di rivestire il ruolo di amministratore. E noi prenderemo sicuramente impegno per appunto cercare di trovare soluzioni insieme all'attuale maggioranza, di risolvere i problemi della città. Non faremo un'opposizione a prescindere, cercheremo di essere propositivi come lo abbiamo fatto anche in questi pochi mesi. Per la verità le risposte da parte di questa amministrazione comunale, amministrazione Bruno, non sono state delle più diciamo importanti, non ci sono state repliche o addirittura importanti aperture, ma non perché volevamo un'apertura politica, ma perché volevamo un'apertura per l'interesse della città. Faremo un'opposizione importante, forte, concreta, punto per punto, su tutti gli argomenti, ma solo ed esclusivamente con un unico comune denominatore, quello di risolvere i problemi di questa città, e ne ha tantissimi. Insomma, il mio bunker è pronto come sempre stato. Ma lo sono sempre stato, anche quando in questi primi 9-10 mesi, quando non ho rivestito un ruolo ufficiale, avendo un incarico politico, ho cercato di fare come dirigente di partito il possibile per venire un po', per sollevare alcune tematiche, ma addirittura anche di suggerire la soluzione di alcuni problemi. Purtroppo, devo dire, questa amministrazione non ascolta tanto, cercheremo di farla stare un po' più attenta e cercare di risolvere i problemi di Francavilla. Io mi sono commosso, eppure sono abituato a parlare sia per la mia professione sia per l'attività politica ormai trentennale a folle importanti di persone. Oggi mi sono commosso perché abbandonare un ruolo al quale si è stati chiamati dai cittadini non è una cosa bella, non è una cosa piacevole, però credo che sia un atto di generosità e di responsabilità. Chi non riesce a portare avanti un incarico elettivo deve riconoscerlo e deve lasciare il passo a chi più e meglio di lui può rappresentare le istanze dei cittadini. Io, facendo il commissario regionale, girando tutta la Puglia, non sarei potuto essere presente ai consigli comunali e neanche alle commissioni. Noi siamo all'opposizione a Francavilla, quindi un consigliere comunale vale tanto oro quanto pesa. Mi è sembrato giusto e doveroso lasciare il passo al primo dei non eletti, che avrà sicuramente più tempo, più voglia e più disponibilità a rappresentare il territorio. Io non abbandono il campo, gioco un altro ruolo, ma sarò sempre vicino a Francavilla, perché lavorando per la Puglia lavorerò anche per Francavilla.